Ciao, ben trovato sul mio canale, ciao da Stefano che sarei poi io e benvenuto in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video cercherò di parlare di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo, sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche nella mia vita. A quel punto mi sono fatto una cultura sull'argomento, ho studiato molti libri scritti da luminari internazionali, ho guardato e ho imparato da molti video tenuti da psicologi e psichiatra, anche italiani, molto bravi, e ovviamente ho partecipato a gruppi e seminari di persone che come me ne sono state vittime di relazioni tossiche. Ho sentito molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio riportare. Il tema di oggi che voglio trattare è: il pianto è una forma di manipolazione. Allora, piangere è un'emozione del tutto normale. Se uno va a vedere, ad esempio, su Wikipedia, l'enciclopedia dice: per pianto si intende comunemente l'atto di produrre e rilasciare lacrime in risposta a un'emozione, sia essa negativa, dolore, che positiva, gioia. Allora, piangere è una cosa che capita nella vita, come dice l'enciclopedia, è una cosa del tutto normale in risposta a un'emozione, dolorosa o positiva. Detto questo, ci sono persone, soprattutto nelle relazioni amorose, che piangono spesso. Partner può capitare, soprattutto in questo caso donne, ma può capitare anche che siano degli uomini, che alla minima cosa che non gli va bene lacrimano. Si parla proprio di lacrimare e ti spiego anche la motivazione, che la differenza tra lacrimare e piangere. Il pianto è una cosa che è difficile per molte persone, per quasi tutte le persone. Piangere è uno sforzo dell'anima che scava all'interno e che tocca delle corde nostre, dell'essere umano, molto molto intime. Essendo corde molto molto intime, l'essere umano in genere piange da solo. Prova un senso di vergogna, un senso di blocco interno e si intimidisce proprio, passami il termine, a mostrare il proprio pianto di fronte ad un'altra persona. Poi ci sono certi tipi di persone che hanno il pianto facile, che piangono davanti al proprio partner, ai propri amici, ai propri parenti, eccetera, eccetera, anche al lavoro. Ricordati che al 90% dei casi il pianto fatto di fronte ad un'altra persona è per manipolare la persona che ti vede piangere. Non si parla di pianto, io non parlo di pianto, ma parlo proprio di lacrimazione, perché queste persone sono talmente tanto abituate a far uscire delle lacrime, appunto, dagli occhi, che non provano un'emozione reale quando lo fanno. È una recita, è come fossero degli attori. E tu che li vedi sei il loro palcoscenico. Molto bravi a utilizzare questa tattica del pianto sono i narcisisti covert, quelli coperti, i lupi travestiti da pecore, quei bravi ragazzi impegnati nel sociale, timidi, che però, guarda caso, amano piangere di fronte alle persone. Molte volte si piange perché c'è una richiesta non esaudita, perché il partner sta tenendo un comportamento che non va bene per colui che piange, per magari situazioni non troppo piacevoli. Piangono spesso e il pianto, ripeto, fatto di fronte ad un'altra persona è un tentativo di manipolazione. Quindi, se tu hai a che fare con una persona che di fronte a te piange spesso o conosci una situazione del genere, sappi che tu sei di fronte a un narcisista tendenziale, narcisista patologico, il più delle volte covert, molto pericolosi tra le altre cose. E quando la persona piange davanti a te,
è perché sta tentando di manipolare il tuo comportamento e i tuoi sentimenti e soprattutto sta tentando di farti sentire in colpa. Ricordati che il senso di colpa ti può distruggere. Quindi ricordati che può capitare una volta che una persona pianga davanti a te, ma se capita spesso, quella persona lì è tossica, è negativa e devi trovare il sistema per lasciarla. Punto. Questo è. Spero che il mio video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, clicca i like naturalmente, condividilo se reputi che qualche persona possa, a qualche persona possa interessare questo contenuto. Clicca la campanellina per seguire gli aggiornamenti del mio canale che spesso e volentieri riguarderanno relazioni tossiche, amori malati con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici, cose che alla scuola dovrebbero insegnare ai bambini a riconoscere dei disturbati mentali, perché fa tutta la differenza del mondo quando poi si diventa adulti. Ciao da Stefano.